a tutti e bentornati sul mio canale. Continuiamo con lo studio della parabola. In particolare oggi e nei prossimi giorni vedremo un video per ognuno di queste situazioni, ovvero l'obiettivo è trovare l'equazione della parabola noti o il vertice e il fuoco, o il vertice e un punto appartenente alla parabola, oppure vertice e direttrice, fuoco e direttrice, fuoco e un punto, tre punti ABC passanti per la parabola, oppure due punti AB e l'equazione dell'asse di simmetria. Questi sono tutti i possibili casi che vi possono capitare in un compito quando vi viene chiesto di trovare l'equazione della parabola. Oggi partiamo con il primo punto. Andiamo a vedere come si risolvono tutti questi tipi di esercizi. Partiamo come sempre con un esercizio pratico. A differenza delle altre volte in cui vi faccio vedere un esercizio facile e un esercizio difficile, questa volta vi mostrerò un unico esercizio, perché vedrete che tutte le volte che vi viene chiesto di trovare l'equazione di una parabola noto, vertice, fuoco, i passaggi sono sempre quelli. Quello che cambiano sono i calcoli. Chiaramente vi dovrete allenare voi per non sbagliare i conti, ma quello che conta è l'impostazione del problema. Allora, dobbiamo trovare l'equazione della parabola. La parabola ha equazione generica di questo tipo. Ieri abbiamo visto tutte le formule del vertice, del fuoco, della direttrice e dell'asse di simmetria. Vi riepilogo qui quelle che ci interessano: vertice e fuoco. Trovare l'equazione della parabola vuol dire andare a trovare A, B e C. E quindi dobbiamo andare a impostare un sistema di tre equazioni in tre incognite. Se avete visto la playlist sulla circonferenza, praticamente dobbiamo fare esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto in quei problemi, dove vi veniva chiesto di trovare l'equazione della circonferenza noti determinati punti. Questo sta a significare che dobbiamo essere super bravi nella risoluzione dei sistemi lineari. Per cui, se non l'avete ancora fatto, mettete stop, andate a recuperare la mia playlist sui sistemi lineari per ripensare i quattro metodi per risolvere un sistema. È fondamentale averli ben chiari in mente per poter fare questi esercizi. Allora, quali sono i passaggi? Io so che il vertice ha coordinate 1, 4, ma 1 si trova in questo modo, quindi pongo questa quantità uguale a 1 e ho trovato così la prima equazione. Poi so che 4 è uguale a questa formula. E infine, questo non lo riscrivo perché l'ho già utilizzato. La y del fuoco si trova in questo modo. Per trovare l'equazione della parabola dobbiamo dunque risolvere questo sistema di tre equazioni in tre incognite, A, B e C. In questo specifico caso, dove ho vertice e fuoco, vista la tipologia di sistema, io utilizzo il metodo di sostituzione. Se non ve lo ricordate, mettete stop e andate a recuperare la playlist sistemi lineari. Seguitemi passo a passo. La prima, vado a fare l'MCM in modo tale che 2A sparisca al denominatore e appaia di qua. In questo modo viene meno B uguale 2A. Noi siamo bravi, cambiamo anche il segno e quindi viene così. Ora, qua e anche qua appare il delta. Delta, vi ricordo che è B alla seconda meno 4AC. Per il momento, noi lasciamolo così perché è più comodo, quindi andiamo anche qui a fare l'MCM, 4A per 4 viene 16A, cambio anche subito il segno in modo tale che venga delta uguale meno 16A, perché il meno che c'era qui è diventato di qua. Ora, terza equazione, facciamo l'MCM che è 4A, per cui al primo membro ricopio 1 meno delta, al secondo membro l'MCM 4A diviso 4 fa A, quindi al numeratore 15 per A, 15A. Mando via il denominatore. Ora, la prima e la seconda equazione le ricopio, mi concentro sulla terza. Per non perdere tempo le ho semplicemente barrate, in modo tale che vada a fare i calcoli solo sulla terza. Qui c'ho delta, ma delta è meno 16A, quindi vado a sostituire qui al posto di delta meno 16A. Ottengo così questa equazione. Equazione nella sola incognita A, che era quello che volevo, quindi vado a fare i calcoli. Meno per meno fa più 16A. 15A lo porto al primo membro, cambio di segno. 1 lo porto al secondo membro, cambiando di segno viene meno 1. Ora facciamo i calcoli
sommiamo i monomi simili, viene A, e ricopio il secondo membro. Abbiamo trovato così, facendo i calcoli nella terza equazione e lasciando un momento a parte le prime due, abbiamo trovato il valore di A. A questo punto ritorniamo al sistema, al posto della terza equazione ricopio il risultato che ho appena trovato. Ora, nella prima, al posto di A metto meno 1. Attenzione ai segni, meno 2 per meno 1, meno per meno fa più. B vale 2. Allo stesso modo, al posto di A qui sostituisco meno 1, quindi meno 1 per meno 16, delta vale 16. Chi era il delta? Ora e soltanto ora andiamo a scrivere la formula in maniera esplicita. A ce l'abbiamo, B pure, da questa seconda equazione ci ricaviamo C. Sostituisco al posto di B 2, 2 alla seconda fa 4. Meno 4 per A, cioè meno 4 per meno 1 fa più 4C. Porto 4 al secondo membro, ricordiamoci di cambiare di segno. 16 meno 4 fa 12. Divido a destra e a sinistra per 4. Così facendo 4, 4 se ne va, 12 diviso 4 fa 3. Andiamo a scrivere in bella copia il risultato del mio sistema. Oltre che in bella copia, a me piace anche scriverlo in ordine alfabetico, A, B e C, a prescindere dall'ordine in cui era nelle equazioni sopra. Ora che ho trovato A, B e C, che era il mio obiettivo, posso scrivere l'equazione della parabola, che è questa. Come vi dicevo, tutti gli esercizi dove vi viene dato vertice fuoco e vi viene chiesto di trovare l'equazione della parabola sono così. L'impostazione del problema è sempre un sistema fatto in questo modo, per cui quello che vi consiglio di fare è allenarvi nei calcoli. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi, per cui dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.